terza cosa è che io faccio la penitenza, cioè io faccio da penitenza nei vostri confronti. Prima dello spettacolo vi tocca il predicozzo. Il predicozzo, io faccio il predicozzo, dire, fare, baciare, lettera, testamento, io faccio dire. Voi dovete fare, però, voi dovete fare l'abbonamento a Eco Informazioni. Questa di stasera è ormai un appuntamento tradizionale che si tiene da qualche anno grazie alla, non si può neanche dire amichevole collaborazione, ma grazie all'integrazione con i Tram a Muro, che sono ormai la nostra band di riferimento, e quindi ve li cuccate. E grazie soprattutto alla collaborazione, anche e soprattutto alla collaborazione dell'Accademia Galli, che ci ospita in maniera assolutamente cortese. La serata, a parte stare insieme, a parte farci gli auguri, a parte godere della musica e delle parole che seguiranno, ha uno scopo preciso che voi dovreste già sapere, ma che appunto per la penitenza vi tocca di sentire. E cioè che Eco Informazioni è un progetto informativo molto indisciplinato, come avrete sicuramente imparato a sapere, ma ciò nonostante molto articolato e alla fin fine piuttosto testardo, perché da 16 anni vive in questa città non facile, che amiamo molto, ma questo non vuol dire che sia una città facile. È un progetto informativo che è basato su un incrocio un po' strampalato tra volontariato e professionalità, e di questo incontro un po' strano andiamo giustamente orgogliosi, perché nonostante appunto che sotto le bandiere di Ecoinformazioni siano passate in questi 16 anni tantissime persone, moltissimi giovani, ragazze e ragazze che hanno un po' imparato a fare questo mestiere, o forse comunque hanno imparato ad ascoltare e a raccontare la realtà, che è quello che ci interessa di più. Nonostante appunto tutte le difficoltà e tutti i problemi di questa città, siamo riusciti in 16 anni a mettere uno dietro l'altro 428 numeri di una rivista, che non è poco, a mettere insieme un blog che è, ho controllato oggi, sfiora le 350.000 contatti e sfiora i 6.000 articoli, e quindi vuol dire che insomma questa città, questo territorio non è che non l'abbiamo raccontato. E poi tutta una serie di altre cose, perché Eco Informazioni ha fatto negli ultimi 3 anni l'ufficio stampa della Camera del Lavoro Comasca, il che ha significato essere motore di una serie di informazioni riguardo al mondo del lavoro, al mondo delle fabbriche, ma non solo, che è settore oltremodo negletto dall'informazione tradizionale. Ha significato fare tutta una serie di operazioni diverse, collaborazioni con altre associazioni. Ricordo perché è l'ultimo episodio di una lunga attenzione che Ecoinformazioni, che è e resta un progetto di informazione locale, però assolutamente non chiuso sul nostro territorio. Prima dell'estate abbiamo collaborato con la mostra La Palestina della Convivenza, che si è tenuta grazie anche al patrocinio del Comune di Como, nello spazio dell'ex San Francesco a Como, e questa mostra appunto ha segnato l'ultimo capitolo di una lunga attenzione ai temi della Palestina e di altre zone di conflitto nel mondo. Vorremmo intendere il 2014 come un anno di ulteriore rilancio. Noi l'anno scorso abbiamo immaginato un percorso che era un percorso
che abbiamo chiamato ricostituente. Questo percorso non è ancora finito. A partire dall'inizio del 2014 Ecoinformazioni si differenzierà ulteriormente, sarà il blog, sarà la rivista cartacea, 8 numeri all'anno, 4 numeri intesi proprio come rivista, stagionali, intercalati da 4 numeri tra virgolette speciali, perché a noi piace fare le cose appunto in maniera un po' strampalata, ma anche a partire da gennaio appunto un settimanale via web che avrà la funzione di farvi da promemoria rispetto a tutta la massa di informazioni che diamo sul blog. Questa cosa è per noi molto importante perché ci siamo resi conto che molto dello sforzo informativo che facevamo, che continuiamo a fare, va un po' perso, nel senso che poi nel blog le cose si bruciano in maniera molto rapida. Se in un giorno fai 10, 12, 15 articoli, il primo, cioè il quindicesimo, sparisce dalla prima pagina e lo vai a prendere solo se sai che c'è. Allora vorremmo riuscire a valorizzare il lavoro, che ripeto è in gran parte un lavoro di giovani, di persone che abbiamo coinvolto in questa esperienza di giornalismo partecipato, che è a suo modo davvero unica in un territorio che non è proprio solo quello stretto sulla Convalle. Ecco, questo vi dovevo dire, ve lo dico ricordandovi in maniera davvero molto molto pressante che questa cosa la possiamo fare solo con la vostra partecipazione. Ripeto, partecipazione, non sostegno economico. Sostegno economico è un dato fondamentale perché questa piccolissima impresa giornalistica ha comunque delle spese, vuole comunque restituire ai giovani collaboratori e collaboratrici un qualcosa che assomigli a uno straccio di rimborso spese, quantomeno. Non diciamo un salario, uno stipendio, che sono cose che non si usano più e che quindi di cui possiamo fare a meno, ma davvero qualcosa che li incoraggi anche a restare legati a questo progetto, anche al di là dell'entusiasmo di una breve stagione. La partecipazione è essenziale, Ecoinformazioni è un circolo Arci. Questo ci teniamo a sottolinearlo. Questo significa che per noi l'abbonamento, il sostegno all'impresa giornalistica significa evidentemente iscriversi, partecipare alla vita del circolo Arci. Questa è la ragione per cui abbiamo fatto il filtro all'ingresso che chiedeva l'iscrizione, la sottoscrizione di una tessera Arci Ecoinformazioni. Se non l'avete fatto all'ingresso potete farlo all'uscita, non verrete tassati ulteriormente per questo, ma davvero pensateci seriamente, perché questa cosa da soli diventa, cioè portarla avanti da soli diventa davvero questione di testardaggine. Noi siamo testardi, ma poi alla fine non è questo che basta. Stasera allora i nostri amici Tram Mammuro che appunto daranno vita allo spettacolino che segue a questo racconto di parole e di musica, si hanno centrato quest'anno l'attenzione su Como Borghi. Como Borghi e storie storte. Non vi racconto quello che sentirete tra breve, perché non sopporto quelli che fanno le critiche ai film prima che vengano proiettati, o peggio, che spiegano le barzellette ancora prima di raccontarle. Quindi, siccome il racconto si spiega da sé, vorrei solo sottolineare un paio di elementi. Questa attenzione a Como Borghi, intesa in questo caso come stazione, viene a seguito di un'attenzione ad alcuni luoghi della città. L'anno scorso abbiamo parlato di Cosia, siamo spostati leggermente, ma di nuovo siamo in questa zona
che è evidentemente una zona di elezione per molti di noi, qua escono dalla porta e si trovano di fronte una serie di cose che stimolano la creatività, e questo secondo me già è un elemento molto interessante. Se persino, scusatemi il paradosso, se persino il Cosia o la stazione Como Borghi riescono a sollecitare dei racconti, delle immagini, delle musiche come queste, vuol dire che davvero dobbiamo sforzarci di capire la realtà che ci circonda in maniera molto, molto attenta, perché è sempre più complicata, è sempre più complessa, è sempre più ricca di come ce la raffiguriamo. Questo secondo me è un primo pezzo di interesse per quello che andremo a sentire stasera. Il secondo pezzo è, se mi consentite, una piccola riflessione proprio sulla stazione, perché noi ce la siamo un po' persa questa, il ruolo della stazione. Intanto Como è una piccola città, media città, per carità, non vorrei sminuire, che ha questa, che aveva, perché ormai in parte l'ha persa, questa fortuna non indifferente di avere due ferrovie, cioè di avere due percorsi che la connettevano, uno addirittura con l'Europa. Questo ce lo siamo un po' giocati, ma fa niente. L'altro con la metropoli, diciamo così. Forse oggi nel mondo delle persone sempre connesse non capiamo più qual è l'importanza di questa cosa. E poi la stazione è davvero un piccolo mondo che fa da connessione con altri mondi. È il luogo dell'altro, e questa è la ragione per cui è stato coniugato questa sera con queste storie storte. È il luogo che fa da interfaccia rispetto a tutta una serie di percorsi, a tutta una serie di vite, a tutta una serie di mondi. Anche questo credo che sia piccolo elemento su cui riflettere, ma vi lascio riflettere con la musica e le parole. Grazie.